La 14ª edizione del torneo internazionale Under 12 organizzato dal Tennis Club Triestino e da quest'anno intitolato alla memoria di Claudio Giorgi ha visto protagonisti due ragazzi italiani, Giorgio Tabacco e Matilde Paoletti, che hanno vinto i rispettivi tabelloni principali. Siamo con il presidente del Tennis Club Triestino, Antonio Fogazzaro. Si è concluso il torneo internazionale giovanile. Com'è andato e quanta fatica è stata fatta per organizzare un torneo di questa portata per un sodalizio come il vostro? Beh, diciamo, la fatica è tanta perché chiaramente ci sono tantissimi bambini, poi ci sono i loro accompagnatori, i genitori, e c'è da organizzare le transportation, i buoni pasto, tutti gli incontri, i campi di allenamento. Sperare che non piova, perché se no si rallenta tutto, e comunque bisogna che il torneo vada avanti e che finisca nei termini prestabiliti. Devo dire però che, essendo appunto ormai tante edizioni di questo torneo, che quest'anno appunto viene chiamato prima memoria Claudio Giorgi, siamo già abbastanza allenati e quindi la macchina organizzativa è oliata e quindi tutti sanno più o meno cosa devono fare, e quindi è una grossa fatica, però devo dire che i risultati sono stati ottimi. Il problema, come sempre, è un po' cercare di trovare gli sponsor, perché bisogna cercare di coprire i costi di questa manifestazione, e purtroppo il periodo non è dei migliori, perché conosciamo tutti qual è la crisi, però comunque qualcosa siamo riusciti a tirare fuori e quindi a portare felicemente anche quest'anno il torneo. Nel corso del torneo è stato intitolato il campo centrale di Padriciano, sempre alla memoria del compianto presidente. La cerimonia ha visto la presenza, oltre che del presidente del Tennis Club Triestino Antonio Fogazzaro, che ha fatto gli onori di casa, del consigliere nazionale della Federtennis Emilio Sodano, del presidente del comitato regionale del Friuli Venezia Giulia Antonio De Benedittis, oltre che la moglie di Giorgi, Nicoletta Fornasaro De Manzini. Al termine è stata scoperta un'opera bianco-verde, I colori del circolo, realizzata dall'architetto Elisabetta Borghi, tennista e socia del Tennis Club Triestino. Emilio Sodano, consigliere nazionale della Federtennis, oggi a Trieste per l'intitolazione del campo centrale alla memoria di Claudio Giorgi, che per lei non era solo un ex dirigente del tennis nazionale, ma anche un grande amico. Sì, un amico, perché con lui, in particolare negli ultimi anni, ho condiviso anche il tennis giocato. Infatti, in occasione delle riunioni che facevamo un po' in tutta Italia, cercavamo sempre di riuscire a rubare un'oretta da farci nei vari circoli tennis. Tra l'altro avevamo scoperto che il nostro livello di gioco e anche l'età erano più o meno uguali, e quindi uscivano dei match molto combattuti. Tornando alla manifestazione ETA Under 12, che in passato ha visto protagoniste sui campi del Tennis Club Triestino giocatrici come la rumena Simona Halep e la canadese Eugenie Bouchard, il siciliano Tabacco, tesserato per il circolo tennis e vela di Messina, ha letteralmente sbaragliato il campo, cedendo complessivamente solo 14 games nei 5 match disputati. Nessun problema con Castellano, l'austriaco Kalsais e il croato Baskovic, e lo sloveno Obrul. Solo in finale il russo Aristark Safonov ha dato l'impressione di poter impegnare Tabacco, che ha avuto la meglio con un duplice 6-3. Altri tre giocatori italiani sono approdati ai quarti di finale: Giulio Perego, Alexander Giammariello e Simone Cavalleri. La promessa siciliana, in coppia con Gammariello, ha dovuto arrendersi nella finale del doppio al termine di un match estremamente equilibrato alla coppia austro-croata composta da Marco Andrejic e Rocco Baskovic. 7-5, 3-6, 10-5 è il risultato finale. Nel doppio solamente un'altra coppia italiana è arrivata in semifinale con il triestino Pietro Pampanin e Alessandro Gavelli, e hanno dovuto cedere il passo a Tabacco Gammariello. In campo femminile la giocatrice del Tennis Club Perugia Matilde Paoletti ha superato in finale la thailandese Punin Kovapi Tuktet, soffrendo solo nel secondo set. 6-1, 7-5 il risultato finale. In precedenza la Paoletti ha sconfitto la belga Ossène Lopez, la ceca Zdena Safarova, l'italo-polacca Giulia Barberini e l'austriaca Johanna Halper. Ai quarti di finale sono approdate anche Alice Gubertini e Giulia Barberini, oltre a Lisa Pigato,
che ha perso solo il terzo set contro la russa Maria Bondarenko. Proprio la Pigato, assieme alla Paoletti, hanno vinto il titolo di doppio superando al termine di una combattutissima finale terminata 7-5-7-6 la Bondarenko affiancata dalla svizzera Maria Michela Fiacan. I giovani del Friuli Venezia Giulia nel tabellone principale maschili erano in 4. Angelo Rossi ha superato il primo turno e si è arreso solo alla bella a Cavalleri. Alessio Tramontin e Manfredi Vergine hanno superato brillantemente le qualificazioni per arrendersi al match inaugurale del tabellone principale come Pietro Pampanin che ha beneficiato di una wild card. Eric Alborghetti, dopo aver superato il primo turno di qualificazioni, si è arreso in 3 partite a Gavelli. Nelle qualificazioni femminile, niente da fare per la goriziana Vivian Veit, la friulana Denise Petz e la triestina Francesca Vogrig. Giancarlo Di Meo, direttore del torneo internazionale del Tennis Club Triestino, ecco, a lui chiediamo come sta andando la manifestazione. Un buon livello di gioco, ho visto qualche bravo italiano, qualche brava russa e bravo russo, e la nostra Paoletti che sicuramente è molto in gamba. Insomma, un buon livello di gioco con la speranza che possa sempre vincere un italiano. Ecco, oltre alla Paoletti, quali altri talenti interessanti di prospettiva si sono distinti in questo torneo? Adesso so che c'è in campo il siciliano Tabacco. E a me piace molto anche la figlia di un ex tennista, Ugo Pigato, che oggi purtroppo ha perso dalla Bondarenko, la russa Bondarenko. E mi è piaciuto, anche se ha perso oggi dal russo, il figlio di Nando Cavalleri di Pavia, e come atteggiamento soprattutto molto in gamba, sempre silenzioso, molto buono per provare a diventare bravo. Siamo al Tennis Club Triestino, dove si sta svolgendo il torneo internazionale Under 12 maschile e femminile. Facciamo un primo bilancio di questo torneo con il tecnico di Macroarea Nord-Est, Alberto Tirelli. Buongiorno a tutti, qui al Triestino, al torneo internazionale Under 12. Anche quest'anno il livello tecnico è abbastanza buono, ci sono parecchi italiani e hanno raggiunto proprio quest'oggi le semifinali. I nostri Giorgio Tabacco e Matilde Paoletti, che hanno ben figurato anche nei tornei precedenti. Questo è un torneo con una certa tradizione, quindi come è andata l'organizzazione? L'organizzazione è stata eccezionale sotto parecchi punti di vista, quindi ringrazio tutti coloro che si sono adoperati e si stanno adoperando a questa manifestazione, dal presidente del Circolo Tennis Triestino Antonio Fogazzaro, il direttore del torneo Giancarlo Di Meo e a tutto lo staff intorno a loro. Per quanto riguarda il livello tecnico del torneo, quest'anno abbiamo visto e stiamo vedendo parecchi giocatori russi di buon / ottimo livello di gioco. Sono stati assegnati nel frattempo i titoli regionali. Al Tennis Club Moruzzo, nelle categorie Under 13, Enrico Wood si è imposto a spese di Filippo Dalmolin, mentre Sara Ziodato ha superato Elisa Iuri. Nell'Under 14, Giacomo D'Ambrosi ha vinto la finale con Lorenzo Santin, mentre Aurora Dal Col ha avuto la meglio su Anna Perez. Sui campi del Tennis Club Bruniera, il quarto trofeo Banca di Credito Cooperativo Pordenonese era valido per il titolo regionale Under 11, con le vittorie di Filippo Iacoboni e Elisa Macchia. Under 12, con le affermazioni di Alessio Tramontin e Manuela Turolo, e Under 16, con i successi di Giovanni David e di Sofia Venier, che a sorpresa ha superato Anna Sturmig. Gli Under 10 si sono dati battaglia sui campi del Circolo Tennis La Tisana e le vittorie sono andate a Margherita Marcon e a Ruben Ballerini, che in finale ha avuto la meglio su Tancredi di Pretoro. Sempre in queste settimane si è disputata in Friuli Venezia Giulia la tappa del circuito Kinder.
Sui campi dell'associazione Tennis Officina sono stati disputati ben 11 tabelloni e i successi sono andati a Gabriel Variano e Cecilia Franzin fra gli under 10, a Filippo Iacovoni e Viviana Fight nella categoria limitata ai giocatori di 11 anni, mentre fra gli under 12 si sono imposti Pietro Pampalin e Emanuela Turolo. Nella categoria under 13 maschile ha vinto Jacopo Poles, mentre le ragazze hanno disputato un tabellone unico per quelle sotto i 13 e i 14 anni e il successo è andato a Danna Perez. Fra gli under 14 si è affermato Francesco Olivo e infine nella categoria limitata ai 16 anni hanno vinto Riccardo Gon e Sofia Turolla. Si sono conclusi da pochissimo i campionati regionali ed è quindi questo è il momento giusto per fare il punto dell'attività svolta finora in Friuli Venezia Giulia. Innanzitutto mi complimento con i campioni regionali delle varie categorie. Questo è il frutto del lavoro svolto soprattutto nell'ultimo anno e mezzo dal settore tecnico regionale con i quali mi congratulo e con uno sforzo molto importante da parte di tutto il comitato regionale, in primis del presidente Antonio De Benedittis, per tutta l'attività tecnica dall'under 8 all'under 16. Mi congratulo con gli insegnanti che sono stati al passo con questo progetto, con questo sistema. Quindi grazie a tutti, buon tennis e buon lavoro.